Grazie a tutti di essere qua e di partecipare a questo lavoro che con fatica si è organizzato per cercare di fare tre situazioni, di rendere pubblico tre situazioni. Uno è un allarme che nasce dalle parole di Zanotelli dal punto di vista etico e diciamo anche morale, che ha dietro di sé due culture molto forti che noi pensiamo di rappresentare più nel bene, speriamo che nel male, che sono una cultura cattolica che ha abbandonato il percorso del non uccidere, del comandamento del non uccidere, e che non riesce a pronunciarsi perché questo comandamento diventi verso gli uomini, verso i propri simili, un comandamento e anche uno stile di vita. Ecco. Quindi questo rapporto con il mondo cattolico, che anche nella sua pancia, nella sua esistenza, nel genere anche femminile, di mettere al mondo delle persone e poi di vederle morire per niente, ha un suo attaccamento, ha una sua radice. La seconda cultura è quella laica, che dice che il diritto non sta né nel metodo di Moravia, che dice nella razionalità della guerra che la democrazia sta sulla massa. Oppure anche Hitler puniva la massa, oppure anche il capitalismo considera come merce la massa. Quindi c'è una parte laica che considera che i diritti stanno sulla persona. I diritti umani, i diritti inviolabili dell'individuo, la libertà stanno, e se la persona viene eliminata e uccisa da un altro essere, c'è un problema che va comunque studiato, affrontato e speriamo risolto. Queste due culture hanno un problema grossissimo di fronte a sé, che non hanno più delle categorie. La destra non è in grado di risolvere questo problema e neanche la sinistra, cioè queste due categorie di destra e sinistra non risolvono questo problema. I non violenti o l'area non violenta, attraverso l'obiezione di coscienza, quindi il fatto di rifiutare di pensare come mai non è più possibile applicare una categoria solo di destra e di sinistra, arrivano in aiuto dicendo che a questo mondo, con una semplificazione che però è comprensibile a tutti, che c'è una sinistra distruttiva e una destra distruttiva, e poi ci sarebbe una destra costruttiva, liberale, facciamo così, e una sinistra anche costruttiva. Ecco. Io penso che con i due valori di prima, dei diritti sulla persona e diciamo, del non uccidere, inseriti in un sistema sociale costruttivo al quale aspiriamo, la guerra potrebbe uscire dalla storia. Dico potrebbe perché gli altri non è che stanno a guardare gli altri sistemi distruttivi che ci sono in atto in questo momento, e quindi dobbiamo anche ben vedere nel rapporto trasversale, anche interno, non è il discorso del governo amico o dei militari buoni e cattivi, però chi lavora verso un sistema costruttivo e chi lavora verso un sistema distruttivo. In questa logica la guerra nucleare è chiaro a tutti, come arma di distruzione di massa e come punto, come hanno detto altri prima di me, il punto massimo del sistema militare di difesa è un sistema distruttivo e non porta a niente. Cioè, la gravità e l'allarme che segnalo, che abbiamo analizzato in questo senso, non è solo il meccanismo del fatto della bomba di Hiroshima o del fatto della bomba di Nagasaki, ma è del sistema che lavora intorno alla follia nucleare. Cito tre esempi per dare, che non sono stati ancora citati, che però sono molto importanti. Uno è, se ci sono 8 paesi, tra cui sono anche dei nostri, la Francia, l'Inghilterra, la Russia, la Cina, gli Stati Uniti, no? L'India, il Pakistan, che hanno la bomba atomica, ci sono delle persone che oltre a controllare il sistema di produzione dell'uranio, di produzione della bomba atomica, ne studiano il loro uso. Il loro uso non è solo più la deterrenza della guerra fredda, no? Che io ne ho un uso solo in caso di attacco, ma è che io in caso di attacco devo colpire qualcuno. E chi posso colpire? Quelli che prima di tutto hanno le bombe nucleari. Quindi la Francia studia come distruggere gli Stati Uniti, come distruggere l'Inghilterra, come distruggere il Pakistan, come arrivare in Cina. In caso di attacco nucleare c'è qualcuno in Francia che studia come distruggere il resto del mondo. Così succede in Cina, così succede in Pakistan, così succede in Unione Sovietica, così succede negli Stati Uniti e via dicendo. Chi ha la potenza nucleare deve pensare che può distruggere dal suo interno tutto il resto del mondo, sempre con le capacità tecniche e tecnologiche. Quindi ci sono delle persone che studiano questi progetti. Per dire la gravità di questo sistema, dello studio dei piani, cioè i militari vanno e fanno dei piani, sono quelli che ad esempio se la Corea del Nord fa un esperimento,
Gli Stati Uniti dichiarano la loro guerra preventiva che hanno dichiarato al mondo, che possono usare l'arma anche atomica, oppure bombardare una centrale nucleare, o bombardare un deposito nucleare, quindi creare un'area radioattiva nuovamente nel mondo, dopo che i francesi, scusate la battuta, hanno fritto un po' di pesci nelle Monroe e altri li hanno messo negli Urali, altri hanno fatto. Cioè il mondo comincia a essere piccolo per vivere, togliete le montagne. Togliete i posti, togliete le città dove ci si asfissia con gli scarichi e i fumi, cioè il mondo comincia a essere piccolo anche per noi. E quindi il discorso dell'uso dell'arma nucleare, no? Non solo dal punto di vista della sua fattibilità, in questo momento, in 2 mesi, abbiamo corso il rischio che gli Stati Uniti si riuscivano a far approvare all'ONU l'uso della bomba atomica o l'uso della forza sull'Iran e sulla Corea del Nord. Per fortuna c'erano i russi e i cinesi, che certo non sono dei pacifisti in questo senso qua, ma che hanno fermato questa volontà degli Stati Uniti della guerra, e non abbiamo corso il rischio che magari qualcuno usasse, se non la bomba atomica, comunque il bombardamento di siti nucleari. Quindi il problema c'è, è reale, non basta fare un appello solo contro la Corea del Nord. Bisognerebbe anche analizzare che gli Stati Uniti sono stati fermati da altri, ma avrebbero potuto utilizzare la forza, e questa forza come viene usata? Non è che fanno l'embargo, tirano delle bombe su una centrale nucleare e rendono radioattivo un terreno. Il secondo grave è che, mentre questo è comprensibile in una guerra convenzionale in Iraq, o la differenza tra gli italiani che dicono che fanno le missioni di pace, e gli inglesi o gli israeliani o gli americani, nella loro guerra è quella che gli inglesi, gli israeliani e gli americani, bisognerebbe riuscire a parlarne senza essere accusati di antiamericanismo oppure di filonazismo o altro, usano nella guerra la rappresaglia. Cosa significa la rappresaglia? Significa che se uno è attaccato, nel loro codice di guerra, loro distruggono una città, attaccano tutte le infrastrutture civili, radono al suolo un paese e colpiscono la popolazione civile. Il loro esercito è strutturato così. Gli italiani invece dicono: no, siamo un'azione di pace, no? Siccome non usiamo la rappresaglia e non usiamo l'attacco e la distruzione di città o della popolazione civile, noi non siamo per la guerra, ma siamo per la pace. Questa è un po' un'assurdità che andrebbe anche chiarita a sinistra, no? E non è questa la sede per chiarirlo, però c'è un ragionamento di chiarire cosa sono truppe di pace o interventi di pace. Quindi l'ultima cosa gravissima che sta succedendo è che l'arma nucleare, anche gli stessi militari non lo sanno, ma diventa uso di arma convenzionale. Quindi la prima arma nucleare sporca è stato l'uranio impoverito, che abbiamo sentito stamattina, che è stato usato nel poligono di Teulada in Sardegna, è stato usato nei Balcani, è stato usato in Iraq. E quindi la prima arma sporca nucleare che è utilizzata come sistema convenzionale di arma è stata già usata in 3 posti, senza che nessuno. L'uranio impoverito, uno dice: cos'è? Un'arma nucleare sporca. L'arma nucleare sporca si intende che su un esplosivo convenzionale io metto un po' di uranio, un po' di plutonio e rendo radioattiva una zona, oppure distruggo una zona, e questo è il pericolo del terrorismo, casomai dal punto di vista delle città occidentali. Quindi se l'arma, io sento Greenpeace, che era venuta alla riunione a Milano a parlare, dice: guardate che a Bordeaux i francesi stanno lanciando su, settimana scorsa, non 200 anni fa, stanno lanciando su un missile, perché adesso la bomba atomica non viene più portata dagli aerei, anche se noi prenderemo gli F-35 che a Cameri vanno in un comune, nella provincia della Pace, a essere installati. Il problema diventa per i francesi riuscire a lanciare un missile che ha già un vettore per una bomba tattica nucleare, in cui questa bomba nucleare può essere usata in un conflitto convenzionale, genera solo 30.000-40.000 morti, non più 300.000, quindi tutti siamo contenti. E quindi questa ricerca, che va nella direzione di utilizzare l'arma nucleare all'interno del convenzionale, dovrebbe preoccupare a tutti, perché capite benissimo che se siamo in tempi di guerra preventiva e la gente usa l'arma nucleare o sporca o pulita per la questione, diciamo, convenzionale, noi abbiamo un problema grossissimo e gravissimo che, se 30 anni fa gli scienziati si erano riuniti in 15 e hanno fatto il libro Medioevo Prossimo 21, un mese fa negli Stati Uniti si sono uniti 2.300 scienziati e litigavano e non hanno riuscito a trovare un accordo se il mondo finisce tra 10 o 90 anni o più, per non essere catastrofisti, il mondo finisce la sua apice, no? E poi comincia l'eliminazione della razza umana, e quindi l'uomo può solo resistere alla sua
diciamo, estinzione, e litigavano se erano 10 o 90 anni se questo succede, questo ritmo. Quindi erano 2300 questa volta. E nella stampa italiana né altro, no, prende in mano questa cosa, se no è troppo catastrofista e la gente va al mare al posto di pensare a mettere a posto le cose. Se voi pensate che la guerra è distruzione che va su un territorio, che porta distruzione, e l'arma nucleare porta anche da Chernobyl ai sottomarini nucleari, ai porti, abbiamo sentito stamattina, ai poligoni, a tutte queste cose, rende delle aree del pianeta, no, non più abitabili, oppure abitabili con una prevenzione e una previsione di vita minore di quella attuale, possiamo anche decidere di vivere meno, no, e di poter lavorare nella direzione di una riduzione della nostra aspettativa di vita per le generazioni future. Il terzo elemento è quello che dicono tutti, che è quello che 1 miliardo di persone, Stati Uniti e noi, no, consumiamo l'80% delle risorse, questo lo sappiamo tutti, è quasi inutile dirlo, però il passaggio successivo è quello che i cinesi e gli indiani, che hanno un sistema capitalistico come il nostro, vogliono accedere a queste risorse, perché anche quei 2 miliardi di persone, questo è il concetto di Giulietto Chiesa, vogliono aspirare a consumare queste risorse. Nel breve tempo, con la produzione che hanno, arriveranno a consumare. Siccome le risorse sono limitate, la tecnologia non ne fornisce di nuove, il problema è che queste persone o creano dei mezzi di consumo più lunghi in modo che tutti possano avere, ma questa collaborazione non c'è all'interno di un sistema concorrenziale, e non bastano solo gli stili di vita per vedere di cambiare queste cose qua, questi paesi qua entreranno in guerra e in conflitto in alcune aree del mondo. Adesso sono le multinazionali che fanno le guerre attraverso fornendo le armi alle etnie diverse su un territorio per conquistarsi la, diciamo, la miniera di diamanti o altro. Invece il problema delle proteine, che è già attuale adesso, che in 20 anni il mondo occidentale, quello cinese e quello indiano, hanno consumato il 50% dei pesci, cioè i pesci cominciano a mancare e gli allevamenti non riescono a farli. Detto questo, se c'è una guerra di proteine, voi capite che i giapponesi, voi leggete sul giornale, mettono le balene, un piccolo segnale, perché le balene è loro, e anche se gira in giro, quella diventa la loro proteina. Quindi la guerra si sta spostando, se questo meccanismo di conflitto tra i paesi che emergono nei consumi a livello mondiale, tra vari paesi e in varie situazioni industriali che ci sono. Detto questo, chiudo per arrivare al tema che mi era stato dato rispetto al pericolo della questione nucleare, era l'alternativa. Capiamo benissimo che l'alternativa al sistema militare distruttivo è un'alternativa di un sistema costruttivo. Per fare un sistema costruttivo bisogna cambiare il modello di difesa, e non basta, bisogna avere anche queste posizioni. Leggo bene la questione sbilanciamoci, la questione del commercio delle armi, tutte queste cose, però vorrei, il nostro desiderio come obiettori, che siamo passati dal militare all'obiezione alle spese militari, tramite la LOC e tramite la campagna OSM, di arrivare invece che la sinistra di questo paese, o parte di quella sinistra e quell'area cattolica costruttiva, dichiari che vuole un nuovo modello di difesa, perché senza un nuovo modello di difesa tutte le iniziative sono inutili. Un nuovo modello di difesa che passa tramite la trasformazione di questo modello di difesa, che non deve essere più solo aggressivo, ma in teoria difensivo, potrebbe essere un'approvazione solo di forze di polizia, di interventi in aiuti umanitari in giro per il mondo, e questo porterebbe a tutte le nostre armi di distruzione di massa a una propria eliminazione. Però ci vuole una volontà politica, ci vuole una discussione nel paese. Questa discussione non c'è. Quindi si preferisce magari mantenere un concetto vecchio di 15 anni fa del movimento pacifista, che è quello di dire spostiamo le spese militari, no, verso le spese sociali, che va bene, non è che non va bene, però non affronta il problema politico. Il problema politico è che bisogna cambiare modello di difesa, il modello deve essere costruttivo. Allora, in questo caso vanno gli sforzi anche dei corpi civili di pace, di quelli che vogliono il Ministero della Pace come noi, di quelli che vogliono un commissariato per la pace del governo, perché comunque un'istituzione che si occupa di pace ci deve essere. Dopo discutiamo le forme, i modi, però ci sono capitoli del bilancio dello Stato che si occupano di cooperazione e di altro, fanno i libri bianchi della difesa, della sanità, del turismo, fanno libri bianchi, gli studi di settore, avete sentito pieno la finanziaria di studi di settore, sulla pace non si fa niente, non si fa nessuno studio, e non lo fa neanche l'ONU. L'ONU non ha un settore pace, è un settore di truppe che vanno in... Quindi siamo a zero da questo punto di vista politico e della creazione di un'osservazione di come la pace si può costruire su un territorio. Modello di difesa alternativo, la DPN, si parte dalla difesa popolare non violenta, poi la batte, parlerà dei corpi civili di pace, spero, in questo senso qua.
La DPN sposta il concetto di accaparramento delle risorse, di controllo dei confini, di controllo delle etnie o della manodopera di un paese, che è la cosa principale che c'è, quindi un esercito serve al controllo della manodopera per produrre ricchezza, lo sposta alle relazioni che ci sono su un territorio. Su un territorio si forma la guerra perché si abbassano i diritti umani, perché si abbassano le ricchezze di quel territorio, vengono portate fuori e la gente comincia a litigare e a uccidersi tra sé. Le relazioni di un territorio cosa sono? Sono le persone che sono su quel territorio, che hanno diritto a un livello di democrazia, a un livello di reddito, no? Sufficiente. E quindi capiamo benissimo che la soluzione dell'esercito, che vada in questa direzione per aumentare i diritti umani, per mantenere il ragionamento del quit, il calcolo di un quit su quel territorio, che ci sia una violenza sopportabile dal punto di vista del territorio. Sotto quella violenza gli uomini si scatenano e si uccidono tra di loro. Quindi, mentre, come dico, ci sono studi ambientali su come gli animali si comportano, su come il punto di inquinamento c'è, no? Nessuno ha ancora studiato qual è il quid sul territorio di violenza, di non violenza, quali sono i rapporti umani, le reazioni umane, no? Che permettono un modello di difesa. E allora capiamo che se in Libano vanno i nostri soldati, e ancora noi non sappiamo che progetto di pace hanno, perché nessun italiano sa che progetto di pace hanno, però serve la forza di interposizione, che non può essere chiamata di pace, ma è una forza di interposizione armata che serve a ridurre la conflittualità tra i contendenti. Sappiamo che vanno le organizzazioni non governative, quelle miste, no? Di cooperazione su quel territorio ad aiutare in maniera subalterna al conflitto. Non sappiamo se abbiamo un progetto per introdurre delle persone che vadano a gestire un progetto di pace su quel territorio. C'è un'assenza in questo dello Stato, c'è un'assenza delle istituzioni, e su questo noi, come campagna di obiezione alle spese militari, come IPRI, come Rete dei Corpi Civili Pace, mettiamo insieme questo, stiamo cercando di lavorare in Italia per creare questo, per creare un rapporto su un territorio che sia analizzabile e che sia ridotta alla violenza, perché sappiamo benissimo, e concludo, che la guerra non è un fatto naturale, ma è organizzata, preparata, portata su un territorio, gestita dai mezzi di informazione e così via. E quindi in questo momento chi si detiene le risorse per poter fare alimentare l'apparato bellico industriale chiaramente non ha nessuna necessità o valore nel creare un modello alternativo di difesa. Chi vuole creare un modello alternativo di difesa deve passare da un concetto che è quello popolare e della resistenza che c'è in caso di guerra da parte della popolazione, che si adatta alla guerra e reagisce per tenere le strutture di un paese, che sono ospedali, scuole, strutture di approvvigionamento dell'acqua, strutture di energia, no, a disposizione su quel territorio, a disposizione della popolazione attuale o dei figli che verranno dalle generazioni future. Grazie.